In un momento così delicato la parola principale è solidarietà. Quindi andiamo a vedere un po' di solidarietà digitale. Tra le migliaia di iniziative che tutti propongono, io sono andato a spulciare su questo sito direttamente del governo quelle che secondo me sono le più interessanti. Andiamo a vedere insieme quali sono. Partiamo dalla connettività e iniziamo con Wind 3 Business, che propone un piano tariffario di minuti e giga illimitati, sia per le nuove linee, sia per i clienti già esistenti che hanno bisogno di ampliare, ovviamente, il traffico dati, che in questo periodo con lo smart working viene utilizzato tantissimo. Passando alla TIM, anche loro, lato business, offrono ben 100 giga per tutti i possessori di linea TIM da utilizzare in tutta Italia, ma addirittura in tutta Europa, per ogni linea disponibili per 30 giorni. Passando invece ai privati, TIM offre, per chi già possiede il bundle con internet, la possibilità di avere i giga illimitati. Mentre per tutti i clienti che hanno un profilo voce a consumo, le chiamate saranno gratuite fino ad aprile. La Vodafone invece offre a tutti gli studenti tra i 14 e i 26 anni giga illimitati per poter permettere di studiare da casa anche durante questa emergenza. Anche Iliad si fa sentire con un'offerta molto interessante, dando gratuitamente 10 giga di internet a tutti quelli che fino all'11/3/2020 hanno sottoscritto il piano tariffario da 4,99€ solo voce, di modo tale che anche chi non aveva necessità prima di internet e ora d'improvviso ne ha bisogno può utilizzarlo con tranquillità. In ultimo, anche la Coop ha messo a disposizione 100 giga di internet per 30 giorni per tutti coloro che ne faranno la richiesta sul link apposito. Passando ora alle consegne a domicilio, che in questo periodo sono molto sfruttate, Supermercato 24 fa un'iniziativa veramente interessante. Per tutti coloro che si stanno annoiando a casa o per tutte le associazioni che volessero portare la spesa a domicilio a chi ne ha veramente bisogno, Supermercato 24 apre il proprio portale e chiunque può fare il volontario. Quindi per tutti coloro che veramente sono a casa, non sanno che cosa fare, donate il vostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Anche Esselunga offre un servizio molto interessante e soprattutto utile per gli over 65, dando la possibilità di ordinare la spesa che verrà consegnata a casa gratuitamente. Si sa, questi servizi sono molto intasati, però Esselunga con un sistema permette di dare la priorità a chi è over 65, molto importante in questo periodo. Uber Eats addirittura con due iniziative molto interessanti. Numero 1, consegna gratuita fino al 3 aprile, probabilmente estenderanno questo servizio, se metterete nell'apposito spazio promozioni il codice consegna gratuita. Ma non solo. Per ogni euro donato ai fattorini, loro quell'euro lo doneranno alla Protezione Civile Italiana. Nuovo servizio molto interessante è offerto da Cosa Porto, un sito che permette a Roma, Torino e Milano di ricevere prodotti di qualità direttamente a casa vostra, scegliendo giorno e ora di consegna. Proposta molto interessante di Startup Market, che propone a tutte le aziende italiane il servizio gratuito per farsi conoscere all'estero. Sappiamo benissimo che dopo questa emergenza di coronavirus ci sarà l'esigenza di riprendersi il prima possibile, soprattutto per le aziende italiane. Qual è il momento migliore per riuscire a portare i propri prodotti all'estero e ampliare il proprio mercato? Anche Shopify, di cui vi ho parlato in un mio precedente video, dona alle aziende italiane, invece che i classici 14 giorni di prova, ben 90 giorni di prova. Come sappiamo, è una piattaforma su cui gestire il proprio negozio online. Nulla di più semplice e di più intuitivo. In questo periodo, dove l'azienda è chiusa, è un'ottima occasione per poter iniziare a capire il sistema e successivamente vendere i propri prodotti. Iniziativa molto interessante per chiunque avesse perso lavoro o per chi lo stava cercando già prima dell'emergenza coronavirus, Job Ibri, che permette di creare il tuo curriculum online, la tua lettera di presentazione e matchare il tuo curriculum con le offerte di lavoro migliori più adatte a te. Per chiunque invece fosse di Milano, Torino, Roma o Verona e dovesse muoversi per andare a fare la spesa, per andare al lavoro o per fare qualsiasi cosa di necessità immediata,
e non volesse affollare i mezzi pubblici, Elbitz offre 25.000 corse gratuite per tutti i monopattini presenti. Un'ottima iniziativa di cui sicuramente essere veramente grati. Iniziativa molto gradita ed interessante per chiunque fosse dotato di computer o cellulare e stampante, la offre modulospostamento.it, che permette di compilare il modulo di spostamento che rimane sempre aggiornato con le ultime iniziative e non dovrete neanche più stare a preoccuparvi di quando esce o quando non esce il nuovo modulo, che ovviamente sappiamo cambia in continuazione. Grazie a Marco Montemagno, l'offerta più interessante passando all'e-learning è un mese di 4Books più The Update più 80 euro di sconto, dove riusciremo a, su 4Books, rimanere sempre aggiornati con i libri su business migliori in circolazione, tradotti in italiano e letti in soli 20 minuti. The Update, invece, permette di sapere le ultime notizie in tempo reale, sempre aggiornate. Interessantissima iniziativa anche di Mario e Nicola di Quei Due sul Server, Docity, la loro piattaforma che diventa completamente gratuita. Servizio molto interessante che io stesso sto usando, ci sono tantissimi corsi interessanti e addirittura la possibilità di fare lezioni personalizzate uno a uno con veri esperti del settore. Passiamo ora a due iniziative per imparare le lingue straniere. Beyond Words, che mette a disposizione corsi gratuiti di inglese, francese e spagnolo facendo lezioni uno a uno con l'insegnante, quindi il massimo della serietà e della disponibilità. Anche Babbel offre a tutti gli studenti che in questo momento sono a casa un mese gratuito a scelta tra ben 14 lingue che loro mettono a disposizione. Con la chiusura di tutte le biblioteche, Prelego mette a disposizione oltre 300.000 titoli universitari e accademici che si potranno consultare sia offline che online da qualsiasi tipo di device. Passando all'intrattenimento, di cui sicuramente tutti ne abbiamo molto bisogno, Sky propone tramite il sito arte.sky.it la possibilità di vedere gratuitamente tutto il palinsesto che questo canale propone, documentari e film del nostro stupendo paese. Ottima iniziativa anche di My Movies con My Movies Live, che propone 50 film con 5 prime visioni e 25.000 posti disponibili per vedere il vostro film virtualmente, aderendo all'hashtag Io Resto a Casa. Anche Infinity, piattaforma del gruppo Mediaset, risponde con 2 mesi gratuiti di prova della piattaforma. Molto interessante, tante prime visioni, cartoni e serie TV per tutta la famiglia. Mondadori ci sorprende con ben 2 iniziative. La prima offrendo ben 10.000 ebook gratuiti consultabili da tablet, smartphone e anche PC. La seconda invece mettendo a disposizione ben 50.000 abbonamenti gratuiti per 3 mesi al loro magazine. Anche La Repubblica mette a disposizione per un mese 25.000 abbonamenti gratuiti per poter leggere il giornale anche senza uscire di casa. Stessa cosa per La Stampa, anche lei un mese, 25.000 abbonamenti gratuiti, adesso non abbiamo proprio più scuse, dobbiamo restare a casa. In ultimo, storica rivista enogastronomica italiana, Gambero Rosso, anche loro offrono 3 mesi gratuiti di abbonamento alla loro rivista in digitale. Trattiamo la parte di smart working. Cisco mette a disposizione Cisco WebEx, la piattaforma di solito a pagamento, ma in questo caso gratuita per aziende e professionisti, che permette di lavorare da remoto, fare riunioni e scambiarsi tutti i tipi di file in modo rapido, veloce e sicuro. In ultimo, per tutti coloro che avessero bisogno di un aiuto, lo sportello No Panic completamente gratuito al numero 800 91 38 80. Un servizio veramente importante per chiunque soffra di ansia o panico. Nel mio piccolo ho cercato di portare tutte le iniziative più interessanti che ho trovato in rete. Vi ringrazio per aver seguito anche questo mio video, per me un video così era assolutamente doveroso. Come sempre, qui ai lati trovate altri 2 miei video. Spero che tutto ciò vi sia stato utile. Se possibile, condividete e fatelo vedere a chi ne ha veramente bisogno. Nuovi video sono già in programma. Ci vediamo settimana prossima. Sempre su Subri Channel.